Credere vuol dire troppe cose. Bisogna fare un distinguo. Per questo vi anticipo un cappuccino. Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Sì, siamo proprio sul luogo dove fu girato il primo caffè il 20 agosto 2015. 7 anni fa quasi. Ci sono state ultimamente sciabolate, colpi di spada, colpi di cannone sul tema se credere alla scienza o meno sia qualcosa da fare. Su questo prometto un cappuccino. Vorrei soltanto far notare che la parola credere, come tante altre, ha talmente tanti significati che se non ci intendiamo su cosa vogliamo dire, facciamo brutte figure. Lo stesso vale per un'altra parola, felicità. Che cosa vuol dire felicità? Ognuno di noi dà un significato diverso alla parola felicità, ma come facciamo a intenderci? Siamo quasi a livello della Torre di Babele se non diamo lo stesso senso alla stessa parola, se non riusciamo a intenderci su cosa voglia dire, cioè significhi, lasci un segno, un'impronta, una singola parola. Credere vuol fondamentalmente dire tre cose, poi ci torneremo con un cappuccino, ve lo sto anticipando. Questo è un po' uno spot, un trailer. Vuol dire fidarsi, mi fido di qualcuno. Vuol dire sapere, vuol dire che ho la certezza matematica. E non è un caso che utilizzi questo avverbio o aggettivo. Matematica è un aggettivo in questo caso, ma è qualcosa di solido, di roccioso. Oppure vuol dire ipotizzare. Credo di sì, credo che potrebbe essere un'ipotesi, un tentativo, una sollecitazione della possibilità, una supposizione, non mi veniva il termine. Se non riusciamo a capirci su queste cose, diventa molto difficile riuscire a intendersi sui ragionamenti. A volte dobbiamo fare un punto a capo, 3 passi indietro e dire ferma tutto, ma tu cosa intendi con questa parola? Che significato dai? In che modo la stai masticando? In che modo fa parte della tua vita? Perché le parole diventano carne e sangue, diventano quello che facciamo, diventano quello che siamo, diventano la nostra storia. E allora pensate soltanto alla parola casa, quanti significati diversi può avere per noi in funzione di dove siamo vissuti, dove abbiamo abitato. Torniamo, intanto ci tenevo, a farvi vedere anche il luogo appunto dove è nato il primo caffè. Un piccolo sguizzo di vanità, ci può stare ragazzi, ci può stare, prendetemi pure in giro. Buongiorno e buon caffè.